Salve signora, com'è andata? Benissimo, bellissimo. Come ha trovato il servizio fino alle Tremiti? Ottimo e devo dire molto suggestivo. Lei da dove viene? Brescia. È in vacanza qui a Peschici? Sì, in vacanza a Peschici. E oggi alle Tremiti? Oggi alle Tremiti, tanto per diversificare un po'. Com'è andata? È andata bene, bene, bello, vale la pena. Come si viaggia? Ah, si viaggia bene, tranquillo, bel viaggetto, dai, va bene. Da dove venite? Da Monza. In vacanza qui? In vacanza qua sul Gargano. Com'è stato il viaggio per le Tremiti? Bello, bello, bellissimo, una bella esperienza. Come sono le Tremiti? Bellissime, da visitare. Il Gargano com'è? Bello. Una vacanza da ricordare. Esatto, una vacanza da rifare. Lei di dov'è? Napoli. Com'è andata questa traversata da Peschici a Tremiti? È stata stupenda, molto bella e un po' stancante, devo dire, perché con i bambini, però ci ritornerei sicuramente un'altra volta. Vacanza qui? Sicuramente, ma poi soprattutto guarda là che spettacolo, questa musica incantevole, guarda, una sciccheria, complimenti, bellissimo, ci ritorneremo sicuramente. Sicuramente. Com'è andata? Benissimo, benissimo. Di dov'è lei? No, sempre Napoli. E siamo ad Giulia. Com'è il Gargano? Eh? Com'è il Gargano? Bellissimo, bellissimo, molto bello. Ci tornerete? Sì, certamente. Nonostante l'estate volge al termine, ma fa ancora molto caldo, sul Gargano le navi della NLA sono sempre cariche di passeggeri, anche oggi sold out. Sì, diciamo in un fine agosto più che fine estate, l'estate va avanti tranquillamente, avremo un bellissimo settembre ancora, il clima ci sta aiutando, cosa che non ha fatto in maggio o in giugno perché abbiamo avuto anche un calo di passeggeri, un calo di turismo proprio dovuto anche al fattore meteo. Io non sono molto convinto che ci sia stato il caro prezzi, sia stata colpa del caro prezzi. Noi abbiamo tenuto gli stessi prezzi l'anno scorso, addirittura abbassandoli. Abbiamo fatto anche delle promozioni, quindi abbiamo avuto un giugno un po' ballerino, con luglio un calo del circa del 30%. Abbiamo capito e abbiamo abbassato i prezzi, soprattutto nel weekend. Abbiamo messo la tratta a 29 euro andata e ritorno per il weekend e 35 euro durante la settimana. La clientela ha risposto benissimo. Agosto abbiamo recuperato, le immagini parlano chiaro. Oggi una giornata di fine agosto. Niente, abbiamo incrementato anche Manfredonia. Ci sarà molta, molta, molta richiesta ancora per Manfredonia. Tant'è vero che abbiamo deciso per settembre di omaggiare, di regalare a questa meravigliosa città Manfredonia la nave ammiraglia che è la Princess, la nuova nave con 450 passeggeri. Quindi soprattutto da Manfredonia tante richieste, oltre che da Peschici, Rodi e Vieste. Tantissime, tantissime richieste, abbiamo aggiunto delle corse a quelle già, diciamo, stabilite, a quelle già assegnate. Veramente un territorio, una città che ha risposto benissimo e noi vogliamo omaggiarla in tutto il bene e la comodità possibile. Vi presento mio nonno Gino, un tipo in gamba che mi fa sempre tanto ridere. Mio nonno, dovete sapere, gli voglio tanto bene, ma a volte ha davvero la testa dura e crede di essere più furbo degli altri. No, ma ci sta a fare? Non l'ho fatto apposta. Ma che figure mi hai fatto fare, nonno? Non ci si comporta così. Facciamo una cosa, mo ti porto io in un posto dove puoi buttare tutta questa roba. Seguici. Vedi, nonno? Se invece di perdere tutto questo tempo fossi andato all'isola ecologica, saremmo stati tutti più felici. Io, te, i miei amici Bundabash e l'ambiente che dobbiamo proteggere.